Ben ritrovati, oggi è mercoledì 12 febbraio, sono le 12 e 30 minuti in questo istante qui in diretta su Milano All News per una nuova puntata di Good Morning Milano. Prima di aprire colleghiamoci come sempre con la nostra centralina Arianna per leggere il dato dell'aria di oggi. E oggi, vabbè signori, oggi finalmente si respira Milano, dato di Piazza Sempione delle ore 12, quindi di mezz'ora fa, 1. Uno è il concentramento di PM2.5 nell'aria, quindi per fortuna il vento ha portato nuova aria in quel di Milano. Staremo a vedere quanto quell'altro resiste, perché abbiamo visto nei giorni scorsi, si passa da 1 a 150 in un attimo, ahimè, in questa città. Ma andiamo avanti con la nostra puntata. Quest'oggi usciamo dai confini non solo di Milano, non solo della città metropolitana, non solo della regione, non solo dell'Italia, non solo d'Europa, perché andiamo a conoscere un'organizzazione che fa spostare studenti, ma non solo, anzi giovani leader di domani in tutto il mondo. Stiamo parlando di ISEC, nella fattispecie di ISEC Italia, e qui con noi Pietro Sodano. Buongiorno Pietro. A tutti, ciao. Buongiorno, benvenuto, responsabile delle pubbliche relazioni appunto di ISEC Italia. Prima domanda allora che viene subito spontanea: che cos'è ISEC Italia? Certo, allora ISEC è un'associazione internazionale, la più grande associazione giovanile in tutto il mondo. Siamo un'associazione appunto presente in 126 paesi in tutto il mondo. È nata nel 1948 con l'obiettivo di sviluppare la leadership nei giovani attraverso esperienze di scambio internazionale. Hai detto una roba che passava un po' inosservata, ma 1948, cioè sì, c'erano ancora veramente da ritirare su, sì, i muri, sì, siamo... e i mattoni dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, c'era ancora da ricostruire tutto quello che era da ricostruire, e qualcuno ha pensato di dire, esatto, bene. Ma sì, in fondo che differenza c'è tra un tedesco, un francese, che so, dirlo al giorno dopo la Seconda Mondiale era veramente una cosa rivoluzionaria. Esatto, era proprio questo in realtà l'obiettivo per cui è nata l'associazione, quello di ricostruire il mondo dopo le ceneri del conflitto mondiale che si era appena concluso. Per questo motivo appunto quattro giovani universitari europei, tutti di nazionalità diverse, si sono incontrati e hanno capito che effettivamente non c'erano così tante differenze tra un giovane tedesco e un giovane francese, ma che in realtà spesso avevano anche le stesse idee, culture diverse, certo, però comunque il bello è anche questo, appunto, avere un background, una cultura diversa. Quindi ISEC è nato proprio per abbattere i muri culturali che si erano creati in Europa e poter diffondere questo messaggio di pace, questo messaggio di comprensione interculturale in tutto il mondo. Tanta strada dal 1948 a oggi, insomma, una rete internazionale che, sì, in quanti paesi siete presenti? 126. 126 paesi. Sì, sì. E come funziona? Allora, abbiamo detto prima, uno degli obiettivi è anche quello di sviluppare la leadership all'interno dei vostri, sì, non solo studenti, in realtà, diciamo, cioè non è più un discorso legato all'università, ma appunto a tutto il mondo dei giovanile. Che età andate a... Allora, adesso ISEC è aperta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni per, okay, partecipare ai nostri programmi di scambio internazionale. Sono escluso, non posso partire, ahimè, per pochi anni, non pensavo, pochissimo. No, e come funziona qua? Come funziona quindi, sì, ISEC? Allora, innanzitutto appunto i nostri scambi sono divisi in tre programmi principali. Uno appunto si chiama Global Volunteer, che sono opportunità di progetti di volontariato che durano dalle 6 alle 8 settimane in uno dei vari paesi in cui siamo presenti, oppure abbiamo un altro programma chiamato Global Entrepreneur, che invece comprende stage in startup professionalizzanti, e invece un altro programma che si chiama Global Talent, che invece comprende tutti i nostri tirocini retribuiti in aziende o in scuole. Ok, quello che insomma, anche prima ne parlavamo un attimo, forse, sì, pensa appunto di scambi, di viaggi all'estero, viene subito in mente Erasmus, che insomma è uno dei grandi, sì, certo, programmi europei di interscambio, così credo anche Leonardo esista, quello delle scuole superiori, una cosa, sì, del genere, sì, insomma, io mi metto quei programmi lì. Però il posto è molto diverso, è una condizione di differenze sostanziali, certo, e perché sono una cosa completamente in realtà diversa da quella che fa ISEC? Sì, allora innanzitutto appunto Erasmus è presente principalmente nelle università, e mentre ISEC si è, adesso si è ampliata e è un'organizzazione aperta a tutti i ragazzi dei 18 e 30 anni, come dicevo prima. Poi un'altra cosa importante, Erasmus è principalmente vista come un'opportunità di studio all'estero in un'altra università,
mentre le opportunità di scambio internazionale che offriamo come ISEC non comprendono lo studio. Non si studia, no, beh, non questa, si studia, già anzi, questa al è una contrario, bellissima notizia. Al contrario, sono proprio esperienze pratiche in cui vogliamo che i ragazzi mettano in pratica quello che hanno studiato nelle classi, siccome è uno dei, anche dei più grandi lamenti che abbiamo all'interno del nostro sistema educativo. Quindi questo, e poi un'altra cosa importante su cui noi puntiamo tanto è il fatto che durante le nostre esperienze garantiamo degli standard, perché appunto, come dicevo prima, le esperienze sono state create per poter sviluppare la leadership nei giovani, e per poterlo fare dobbiamo garantire che le nostre esperienze siano di qualità. Ecco, spesso va bene come funziona questo discorso della qualità. Sì. Seguite, da quanto ho capito, prima, durante e dopo l'esperienza. Esatto, sì, abbiamo i nostri standard che comprendono sia il periodo di prepartenza, quando il ragazzo ha già firmato il contratto, e si trattano di seminari di prepartenza in cui viene spiegato qual è il progetto, quale sarà la job description particolare del progetto, e anche verranno dati dei dettagli più precisi su anche la cultura del paese, in modo tale che la persona arrivi lì e non sia totalmente spaesata. Seminari, però anche supporto più logistico nel ottenere il visto per poter partire, per poter attuare il progetto nel paese, e anche l'assicurazione sanitaria, questi sono solo alcuni. Poi, durante invece l'esperienza, garantiamo anche lì un seminario durante il progetto, in modo tale che la persona sia sempre comunque possa fissarsi degli obiettivi, cosa okay. Si aspetta appunto di sviluppare da questa esperienza, e possiamo aiutarlo nel raggiungere questi obiettivi. Oltre appunto a questo seminario ci sono anche tutte altre cose appunto molto logistiche, quindi avere un buddy della città in cui si trova che sia a disposizione del partecipante, in modo tale che... Chi è il buddy? Cosa fa? Non è quello che porta le mazze sul campo da golf? No, assolutamente no, appunto di solito è un membro di un comitato locale, del comitato che ospita il progetto, okay. E si occupa appunto di fornire tutte le informazioni anche molto pratiche, tipo dove trovo il comune, okay. Qual è l'indirizzo della scuola, ma come si dice questa cosa al negozio. È un santo vecchio cicerone che esatto. Si legge, esatto, sì, conosce. Sì. E poi diceva appunto anche dopo, però, cioè anche dopo sì, abbiamo un altro seminario dopo dopo l'esperienza, in cui cerchiamo di capire effettivamente se gli obiettivi che ci si era prefissati sono stati raggiunti o meno, e in generale se ci sono feedback da dare alla nostra associazione per l'esperienza che è stata svolta. Quali sono gli obiettivi, dicevi, poi ognuno che poi i suoi, dicevi, anzi voi aiutate a svilupparli, ma l'obiettivo principale di Isaac qual è? Allora, l'obiettivo principale di Isaac è sviluppare la leadership nei giovani. Ok. E anche lì appunto abbiamo sviluppato il nostro modello di leadership. Ecco, appunto, mi viene da dire, che cos'è un leader? Chi è, sì. Chi è un leader? Allora, un leader, secondo appunto ISEC, i nostri valori, il nostro obiettivo, è una persona che ha quattro qualità principali. Ok, segniamoci. prendo appunti, vediamo se... Mi sa che ragazzi, la regia mi sa che mi girerà già che non le ho nessuna delle quattro, però... Proviamo, dai, allora vediamo, la prima, la uno. Allora, la prima è l'autoconsapevolezza di se stessi, l'autoconsapevolezza di quali sono le proprie forze, anche le proprie debolezze, ma come poter lavorare sulle proprie debolezze e anche come sfruttare le proprie forze e le proprie passioni. Consapevolezza di se stessi. Consapevolezza di se stessi, okay. Esatto. Poi avere una comunicazione efficace, saper coinvolgere le persone appunto per un obiettivo comune, che per Isaac ovviamente l'obiettivo è in generale la comprensione interculturale e la pace nel mondo. Una persona che sia anche molto orientata nel prendere soluzioni, quindi sappia la terza, okay. Quindi problem solving, esatto, problem okay. Solving, noi lo chiamiamo solution orientation, ovvero appunto una persona che sappia gestire le situazioni più di stress, e sia una persona anche resiliente nel saper affrontare queste situazioni. E poi Vale se urlo con i miei collaboratori, ma poi dopo gli chiedo scusa, oppure no, no, non proprio. No, allora si sa che. No, gli chiedo scusa, no? Lo sa, gli chiedo regia, sa che poi alla fine si annuisce chi viene della regia. Sì. Quarto tassello per il quarto tassello, che è quello fondamentale, è quello essere cittadini nel mondo. Noi li chiamiamo cittadini nel mondo, ovvero delle persone che sono comunque interessati a quelli che sono gli avvenimenti e i problemi che si stanno svolgendo in questo momento nel mondo, e vogliono anche agire per risolvere queste cose. Vogliamo sapere cosa succede fino a Muggiano, quindi noi siamo super cittadini del mondo. No, scherzo, saluti gli amici di Muggiano che ci seguono. Ok, quindi sono questi, quindi consapevolezza di se stessi, avere una comunicazione efficace, sì. Essere orientati alla soluzione dei problemi, sì, problemi resilienti, sì. E
cittadini del mondo. Esatto. Se hai queste quattro caratteristiche puoi aspirare ad essere un leader, sì. Non è che ce l'hai, sei un buon leader. No. Puoi aspirare ad essere un buon leader. Sì, sì. Magari con il vostro aiuto lo divento anche. Speriamo, sì, appunto le nostre esperienze sono fatte proprio apposta perché noi crediamo che sviluppando questi leader un giorno appunto la società sarà migliore perché mm-hmm. questi leader saranno poi in posizioni effettivamente di leadership all'interno di aziende, all'interno di istituzioni, nel mondo del lavoro in generale e quindi possono portare un cambiamento positivo nella società. 126 paesi nel mondo, dicevo. Sì. Ovviamente il programma è ovunque, però so che ci sono dei paesi in cui magari consigliate, sì. consigliate di andare. Perché e quali sono questi paesi? Quali sono i paesi a cui tu oggi? Cioè, sì, io arrivassi oggi in Asia e dico, guarda, voglio fare esperienza con voi, mi piacerebbe adesso andare, però appunto magari anche un po' travisato dall'idea di Erasmus, quindi magari mm-hmm. vado a Valencia a far festa con gli amici, non è quello, no, non è l'esperienza Isaac. Anche se conosco gente che ha fatto l'Erasmus in Siberia, quindi va bene. Stendiamo, sì, saluto Francesca. Come funziona invece e dove mi indicheresti di andare? Sì, allora noi consideriamo, cioè consigliamo principalmente alcune destinazioni, alcuni paesi, perché sono quelli in cui abbiamo mandato più ragazzi per le nostre esperienze e in cui abbiamo molto spesso ottenuto dei feedback positivi o comunque sappiamo che possiamo lavorare bene con le persone che sono negli uffici all'estero, in questi paesi ospitanti. Quali sono questi paesi? Prima di tutto il Brasile è veramente la destinazione più scelta per partire con Isaac, che effettivamente le esperienze sono molto molto varie e anche molto molto valide. E poi anche la Turchia, altri paesi come il Marocco, l'Indonesia, la Colombia, sempre in Sud America, Argentina, Romania, tanti tanti paesi. Dipende anche dal tipo di programma che si sceglie, no? Perché abbiamo i paesi principali per se vuoi partire per un progetto di volontariato, i paesi se vuoi partire per un progetto in startup e uno... e i paesi per se vuoi partire per un progetto in aziende o in scuole. E infatti spiegaci bene come funzionano questi tre tipi di... sono tre, no? Sì, sono tre tipi, esatto. Diversi, anche perché è interessante, azienda e startup sono due cose diverse. Sì. Molto interessante anche questo. Sì, allora, sì, esatto. Funziona? Se io voglio fare un'esperienza di tirocinio in startup. Ok, allora, questo tipo di esperienze, che si chiamano appunto Global Entrepreneur, come dicevo prima, durano dalle 6 alle 12 settimane, okay. dipende dal tipo di progetto. Vai in una startup e noi promuoviamo principalmente appunto le startup perché sono un ambiente molto dinamico, in crescita, dove effettivamente le persone non sono degli stagisti che vanno là per fare delle fotocopie, ma c'è bisogno del vero contributo di... Quello non è che qua, potete confermare che le fotocopie non le fate neanche qua, non andiamo neanche alla fotocopiatrice, no, c'è il rischio. E sì, poi appunto l'ambito in cui si va a lavorare è molto vario, è più comunque nell'ambito economico come business administration, marketing, anche graphic design, anche web development, dipende appunto dal progetto che tu vuoi, per cui tu sei interessato. E cos'è se voglio fare un tirocinio in startup? In startup, esatto. Se voglio fare in azienda come funziona? Allora, in azienda i progetti Global Talent durano invece, sono più lunghi, durano dalle 3 alle 12 settimane. E quindi è quasi un anno e appunto sono in azienda ma sono anche retribuiti e anche lì appunto gli ambiti sono molto vari, vanno dal business administration a finanza e accounting, però anche marketing. Qua qualche fotocopia ci scappa, mi sa. Ma in realtà no, anche perché appunto adesso stiamo cercando di lavorare soprattutto con certi tipi di aziende qui che sono anche aziende molto sì, esatto. Ragazzi, esatto, ad esempio abbiamo una partnership globale con Electrolux, adesso anche con Microsoft stiamo ricevendo i primi intern qua in Italia da Microsoft e anche molte altre aziende. Terza, che perché io arrivo da quel mondo lì, ma quello che mi affascina di più, l'esperienza di volontariato. Sì. Sono molto affascinanti perché sono esperienze dalle 6 alle 8 settimane. E non sono esperienze di volontariato solite perché sono tutte esperienze che sono affiliate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 alle Nazioni Unite. Come Isaac appunto abbiamo una partnership con le Nazioni Unite dal 2015 per appunto il raggiungimento. L'Agenda 2030 aveva individuato quanti punti, non mi ricordo. Sono 17 gli obiettivi. Punti. Sì, sì, poi sono suddivisi in vari altri sub-target, sì. E molti di questi appunto vengono sviluppati in alcuni dei tirocini di volontariato. Esatto, che sì. Ti posso fare qualche esempio. Sono curioso di sapere dove e cosa. Sì, ad esempio abbiamo progetti appunto in Brasile sull'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4.
quello sull'istruzione di qualità. E qui appunto i partecipanti vanno nelle scuole a organizzare lezioni di sensibilizzazione su qualche tema appunto specifico, in particolare cerchiamo di farli concentrare su temi, appunto quelli che sono i problemi che si trovano nel mondo, no? Poi abbiamo progetti che sono invece sviluppati intorno all'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 17, quello per le partnership per raggiungere appunto i Global Goals. E questi ad esempio ce ne sono alcuni in Turchia, Impact NGO, in cui il tirocinante va lì, lavora in un'associazione no profit, questo non l'ho detto prima effettivamente, però i nostri progetti di volontariato sono o in scuole o in associazioni no profit, okay. E per occuparsi della parte di marketing e di crowdfunding per aiutare appunto l'NGO a svilupparsi sul territorio. Abbiamo altri progetti, ad esempio molto sull'ambito ambientale, quindi sull'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 13, lottare per il cambiamento climatico, e sul numero 4. Dove mi mandi? In Costa Rica questa volta. In Costa Rica sì, perché sono progetti appunto sulla salvaguardia dell'ecosistema, le attività sono molto varie, vanno dal raccogliere plastica nelle spiagge al invece sviluppare i propri sistemi di agricoltura ecosostenibile all'interno di una comunità. Quindi questi sono alcuni tipi, poi sono tantissimi veramente. Hai parlato appunto anche di crowdfunding poco fa, dicevi, sì. Anche mandare appunto dei ragazzi ad aiutare delle ONG a sviluppare il marketing, crowdfunding, quello che è. So che anche voi in questo momento siete in campagna crowdfunding per un bel progetto. Esatto, perché appunto oltre a tutti i progetti all'estero che teniamo in tutti i paesi nel mondo, abbiamo anche ovviamente anche dei progetti qua in Italia in cui li chiamiamo dei volontari internazionali. Uno di questi progetti. Mi hai detto un numero che è pazzesco, cioè avete un numero altissimo di. Sì, questo semestre dovrebbero. Gli stranieri di Asia che vengono in Italia. Esatto, questo semestre dovrebbero arrivare 800 volontari qua in Italia per dei progetti o in scuole o in associazioni no profit. Tra cui appunto uno di questi progetti si chiama Integrate, è un progetto che ha a che fare con l'integrazione dei rifugiati qua in Italia e dei richiedenti asilo anche. Mm-hmm. Il volontario appunto va in un centro di assistenza per rifugiati, per richiedenti asilo a aiutare nelle mansioni quotidiane del centro e anche organizzare dei workshop e delle varie attività insieme ai rifugiati per aiutarli ad integrarsi nella società italiana. E il problema appunto è stato che abbiamo ricevuto una batosta, diciamo, perché con il decreto sicurezza del 2018 sono stati tagliati i fondi ai centri di accoglienza per rifugiati e per richiedenti asilo. E quindi abbiamo. L'unico modo per far stare noi in piedi il progetto esatto. è appunto organizzare una campagna di crowdfunding, siccome siamo un no profit pure noi, quindi purtroppo non possiamo finanziare solo autonomamente. Quindi abbiamo lanciato questa campagna recentemente. Si trova tutte le informazioni sul nostro sito e si può donare. Appunto, che parlavi di sito, come possiamo fare per entrare in contatto con voi, per avere maggiori informazioni? Certo. Se qualche ragazzo è interessato. Allora, se qualche ragazzo è interessato, il procedimento è molto semplice, basta andare sul sito www.isec.it dove si trovano appunto tutte le informazioni sui nostri programmi all'estero. E basta iscriversi con il rapidissimo form che c'è a fondo della pagina. Una volta che appunto ci si è iscritti sul portale, si è creato il proprio profilo, si viene contattati dal nostro responsabile locale che contatta appunto il ragazzo per fare un'intervista conoscitiva e capire quelli che sono gli interessi del giovane, per cosa vuole ottenere dall'esperienza e gli proponiamo alcune opportunità specifiche che sono appunto pensate proprio per lui e per il suo sviluppo, ecco. E una volta fatto questo ci si iscrive al progetto, si fa il processo di selezione e poi si accetta e si firma il contratto. Pietro, perfetto, direi che insomma abbiamo spiegato davvero tutto perfettamente su quello che fate in Isaac. Sì. E anche in questo duplice veste è molto interessante di poter mandare all'estero certo, questi ragazzi, ma anche appunto accogliere solo in questo semestre altri 800 ragazzi che vengono da 100 passa paesi all'estero. Sì, anche qui in Italia appunto accogliamo principalmente ragazzi che vengono dall'India, dalla Turchia, sempre dal Brasile ovviamente, anche dalla Russia, dalla Georgia, sono moltissimi i paesi in cui collaboriamo. E quindi insomma davvero vi invito ad andare a farmi un giro sul sito di Isaac, o comunque metteremo anche nei commenti a questa diretta tutti i vari link e anche nell'articolo certo. Che scriveremo saranno tutti i riferimenti per capire meglio di cosa si tratta e magari avvicinarsi e capire che il vostro futuro
per diventare il leader del futuro dovete passare da un viaggio grazie ad Isaac di volontariato o di un'impresa o in startup a qualche parte nel mm-hmm. mondo. Pietro, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere qui con noi oggi, grazie mille, teneteci aggiornati se ci sono sviluppi, fate sapere come va a finire il crowdfunding, mi raccomando, collegatevi anche al crowdfunding e date una mano, grazie mille davvero e salutaci tutti le ragazze e i ragazzi di Isaac. Grazie, saluti appunto a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Good Morning Milano torna venerdì, sempre qui in diretta su Milano News per raccontare Milano, città metropolitana e tutti i suoi protagonisti. Grazie mille, arrivederci, a presto.